Ho studiato ingegneria perché era al di là che ovviamente mi piacevano le materie scientifiche, era la facoltà che garantiva più possibilità di ottenere lavoro. Non pensavo all'appiaggio perché io mi sono laureato in ingegneria elettrotecnica e l'appiaggio, essendo un'industria metalmeccanica, aveva pochissimi ingegneri elettrotecnici, credo nessuno in allora. Chiaramente mi sarebbe interessato entrare in piaggio, primo perché amo Finale e quindi. Come tutti i liguri, sono legato al mare, se non vedo il mare sto male. E poi perché era una realtà molto forte quando io mi sono laureato nel 75. E però non c'era possibilità, allora ho cominciato a lavorare in proprio con mio suocero, ho un po' insegnato. Poi nel 79 sono invece stato assunto in ditta perché serviva un futuro capo della manutenzione. Questo l'ho saputo ovviamente dopo essere entrato e quindi avevano scelto l'ingegnere elettrotecnico perché era dove avevano le problematiche un po' più difficili da risolvere. Sono entrato come appartenente all'ufficio acquisizione macchine e impianti perché fino agli anni 70, primi anni 80, direi fino a metà degli anni 80, è stato un periodo nel quale la Piaggio ha acquisito molte macchine e molti impianti nuovi. Questo sia per supportare la produzione motoristica che ovviamente pretende molte precisioni, quindi macchine sempre all'avanguardia, sia per supportare quello che poi sarebbe stata la produzione del P180. Io in quel momento lì ero in produzione, avevo la responsabilità oltre della velivolistica anche della motoristica, perché nel frattempo poi mi avevano aggiunto la parte motoristica. Parte motoristica apro una parentesi che è sempre stata un po' la banca della Piaggio. Perché revisionava i motori degli elicotteri del nostro esercito, della nostra aeronautica e i motori delle pattuglie acrobatiche, dell'addestratore Ermacchi. E era un tipo di lavoro che rendeva molto, facevano questi lavori su licenza Rolls Royce. Quindi avevo la parte velivolistica, la parte motoristica. E sono arrivati questi manager della Alenia, hanno ovviamente per prima cosa licenziato il management precedente, il top management precedente, hanno preso in mano l'azienda, secondo me, dirlo non mi fa paura, c'era già l'intenzione di far chiudere l'azienda per poter avere in mano il progetto del P180, che comunque era un progetto che aveva una sua grossa valenza. E anche la parte motoristica, tutto sommato, davamo un po' fastidio a qualcuno perché noi eravamo come azienda, un'azienda medio-piccola, e eravamo gli unici, oltre alla Fiat, che facevano manutenzione motoristica in Italia. Nel periodo della crisi, direi quindi dal 94 al 97-98, era estremamente importante dimostrare che l'azienda poteva ancora funzionare e quindi c'era uno spirito direi di fratellanza in tutto lo stabilimento perché c'era veramente uno scopo comune grosso, che era quello di sopravvivere. Poi negli anni 2000, con l'avvento di questa nuova proprietà, diciamo che è nato un periodo di grandi speranze. Questi dicevano di avere collegamenti con tutto il mondo per poter avere lavoro, il 180 stava viaggiando, avevano fatto delle joint venture con delle società americane per la commercializzazione, quindi sembrava un momento di crescita e beh, allora nacque l'esigenza di avere uno stabilimento più razionale. La Piaggio era nata nel 1916. I vari capannoni, i vari edifici erano stati costruiti via via che servivano e quindi senza un raziocinio industriale, semplicemente c'era da fare un capannone perché serviva in più e si faceva, non si stava a vedere il layout, che tipo di funzionalità avrebbe avuto. Ci siamo ritrovati quindi negli anni 2000 con uno stabilimento di 70.000 metri quadri, con una decina di edifici di produzione sparpagliati per quei 70.000 metri quadri, quindi con perdite di tempo e con delle irrazionalità che indubbiamente erano da gestire in un certo modo. C'erano poi le nuove filosofie di just in time piuttosto che di
Lean Production, che pretendevano un layout completamente rivoluzionato. Non si poteva fare nello stabilimento di Finale e si era quindi cercata un'area da poter costruire uno stabilimento nuovo, si era trovato nella pianura di Albenga, proprio dentro l'aeroporto. Fu incaricato di verificare la gestibilità dell'area, di fare il layout di tutto lo stabilimento, di programmare i magazzini e di fare tutto quelli che furono i lavori, che erano i lavori propedeutici per lo spostamento dello stabilimento. Finì il mio lavoro proprio con la mia andata in pensione a fine del 2007,